perché sotto il sole stanno seguendo e sono tanti. E poi saluto ciascuno di voi, siete veramente tanti. Credetemi, siccome vedo molti volti che non conosco e questi evidentemente sono i miei, la mia famiglia che da oggi diventa mia, ma poi riconosco anche molti che conosco qualcuno che non vedo da tanto tempo. Allora permettete, siccome è impossibile che ognuno di voi senta la mia carezza, sentitela adesso, veramente voglio arrivare al cuore di ciascuno di voi, voglio dirvi che sono felice di vedervi felici in questo momento, sono contento di vedervi tutti qui insieme, ma voi permetterete che in primo luogo io dica una parola a un mio grandissimo amico, Monsignor Fonti. Lo ringrazio perché ha guidato questa diocesi dopo la malattia e la morte di Monsignor Silvano Montevecchi, al quale ho reso omaggio e del quale so che voi avete una grande venerazione. E sono contento. Leggendo il suo testamento spirituale, sono rimasto colpito da una sua parola, che forse è l'unica cosa che leggo. Ai carissimi figli di Ascoli Piceno, raccomando di rimanere attenti, saldi nella fede e operosi nelle opere di carità. Io credo che questo sia un insegnamento, caro Monsignor Silvano, che vale per tutti noi. E tu dal cielo aiutaci, vale per noi altri, vale per gli amici dell'Aquila, e qui c'è l'arcivescovo, mio fratello, Monsignor Petrocchi, vostro bambino quando arrivate qui, vale per tutte le altre parti. Sono andato all'ospedale, sono andato dai disabili e dagli anziani, ho incontrato i disoccupati che sono in crisi di lavoro, ho incontrato i giovani. La porta. Noi dobbiamo essere porta aperta di solidarietà. Il Papa parla di una chiesa che deve essere in uscita, cioè non dobbiamo restare belli e caldi o custoditi dentro, ma dobbiamo avere il coraggio di uscire. Uscire da noi stessi, uscire per portare la gioia, non la nostra, ma quella di Dio che è dentro di noi e che allora trasforma anche le nostre miserie. La porta dei poveri. I poveri sono la porta di Dio, e l'ho insegnato nella mia vita. E allora concludo così. Abbiamo tutto un impegno, quello di essere ad ogni livello pastori, cioè persone che sono disposte a dare la vita per gli altri. E poi porta, una porta aperta, con il sorriso, con il cuore aperto, in modo che ognuno possa entrare, possa vedere. Concludo così. Io da bambino ho sempre avuto una grande devozione per la mia donna. E guardate, per me è un segno di Dio il fatto che arrivo qui e qui c'è la Madonna delle Grazie. Qui ci sono i miei parenti, ci sono i miei fratelli, i miei parenti. Stanno bene con ogni anno, io al mio paese, anche quando ero nei paesi più lontani del mondo, non mancavo mai nella festa della Madonna delle Grazie, perché io sono attaccato. Lei mi ha aspettato qui. Lei mi ha accolto, a lei affido il mio episcopato, affido ciascuno di voi, perché insieme, tutti insieme, possiamo camminare e costruire un tratto di felicità, dandoci la mano e guardando tutti insieme verso un medesimo obiettivo. Sant'Emilio, protettore di qui, è portato all'acqua e pulisce queste due diocesi, queste due città, miei tutti e tutti voi, pregate per me. Nello spirito del Cristo risorto, datemi un segno di pace. La responsabilità. Ho voluto farvi un dono a tutti quelli che siete qui,
e a tutti quelli che riusciranno ad averlo, perché sono 5.000 copie, il biglietto da visita, il mio biglietto da visita con cui entro nelle vostre case è il Vangelo, e poi potrete ricevere, immagino che alla fine della celebrazione vi sarà dato. Perché il Vangelo? Perché Papa Francesco ci dà l'esempio. Papa Francesco ha detto che vuole che il Vangelo entri nelle case. E dove entra? Dove entra la televisione e porta tante notizie, dove entra il giornale, entri la buona notizia di Gesù il Vangelo. Questo è il dono che ho voluto fare a ciascuno di voi. Non ho preparato un'immaginetta di corpo, ma il Vangelo, dove nell'ultima pagina di copertina ho lasciato un pensiero che è personalizzato per ciascuno di voi. Non potevo metterci il nome perché siete. Ora permettete che io colga questa occasione per dire grazie. Nel mio cuore in questo momento c'è una sola parola che risuona costantemente: grazie. Grazie a Dio, grazie a ciascuno di voi, e vorrei cominciare da quelli che hanno lavorato per preparare, quelli che hanno nel silenzio preparato tutta questa nostra celebrazione. Vorrei ringraziare i volontari, vorrei ringraziare tutte le forze dell'ordine, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, soprattutto quelli che non erano in prima linea. Sono poi sempre più preziosi, sono quelli che in silenzio lavorano e preparano tutto. Poi ringrazio nuovamente i vescovi che sono venuti. Vedete, la loro presenza non è semplicemente un gesto di amicizia o un gesto di fraternità episcopale, no, esprime una verità importante. Il vescovo, anche quando non è un prefetto, signor prefetto, la saluto, non è un prefetto che comanda una zona, è sposo della Chiesa, ma è vescovo della Chiesa. Insieme al Papa noi formiamo il collegio episcopale così stretto che ognuno di noi porta la responsabilità di una Chiesa, ma di tutta la Chiesa. La loro presenza è bello che ci siano in questa occasione, fratelli vescovi, perché dimostra proprio questa collegialità. E il sangue prezioso del tuo figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, per la conclusione io vorrei chiedere ai vescovi a venire vicino a me, perché come ho detto prima noi formiamo un collegio, siamo uniti, allora tutti insieme diamo la benedizione. Ce ne stiamo, eh?